Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Mrandasya Girajana Shalakaya Chakshur Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparantikam Vandeham Shri Guru Shiuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarijatam Sahagana Raghunathanvitam Tangsajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitamscha Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopisha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tapta Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavanishwari, Vrishabhanushute, Devi, Pranamami, Hari Priye, Vancha, Kalpaturubhyascha, Kripa, Sindhubhyeva, Cha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo, Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sto masticando un chiodi di garofano, due chiodi di garofano, per non tossire e disturbare. Allora, siamo sempre al primo canto, allo Srimad Bhagavatam, ottavo capitolo, preghiere della regina Kunti, verso 32. Continuiamo proprio con le sue preghiere offerte a Krishna, che sta partendo per tornare a Dwarka. Kecirahurajam jatam punyashlokasya kirtaye yadho priyasya nvavaye malayasye vachandanam Kecirahurajam jatam punyashlokasya kirtaye yadho priyasya nvavaye malayasye vachandanam Kecit alcuni ahu dicono, Ajam il non nato, Jatam è nato, Punyashlokasya il grande re virtuoso, Kirtaye per glorificare, Yado del re Yadu, Priyasya colui che è caro, Anvavaye nella famiglia di Malayasya, le colline di Malaya, Iva come Chandanam Sandalo, traduzione e spiegazione di Sri Divinagacha Srila Prabhupada. Alcuni affermano che tu, il non nato, hai preso nascita per glorificare il virtuoso imperatore Maharaj Yudhishthira e altri sostengono che tu abbia voluto così soddisfare il re Yadu, uno dei tuoi devoti più cari, poiché apparendo nella sua famiglia tu hai reso gloriosa come il sandalo fa la gloria della collina di Malaya. Spiegazione. Poiché la nascita del Signore, non nato, nell'universo materiale, suscita perplessità nella mente degli uomini. Vengono espresse opinioni diverse sui motivi del suo avvento. Nella Bhagavad Gita Krishna dichiara che pur essendo il Signore di tutti gli esseri, il non nato, egli prende nascita nell'universo materiale.
Non si può dunque negare che il non nato sia nato in questo mondo, perché egli stesso lo afferma. Ma esistono opinioni differenti sui motivi del suo avvento. Ancora una volta la Bhagavad Gita ci illumina e gli appare grazie alla sua energia interna per ristabilire Ritanaya Saranam Vinasya Chaduskitam Yelai Dahi Dharmasya Glani Bhavati Bharata Vitanam Dharmasya Talamanam Srijamiham. Questi due famosi versi dal quarto capitolo che dichiaro per Krishna scende per ristabilire i principi religiosi e salvare i devoti, proteggere i devoti e annientare i miscredenti. Ma in realtà avviene per tanti motivi. Ristabilire i principi della spiritualità, proteggere le anime pie e annientare i miscredenti. Questo è il fine nell'evento del non nato, questa è la sua missione. Ma si dice anche che il Signore manifestò la sua presenza perché fosse glorificato il virtuoso imperatore Yudhishthira, sempre per i suoi devoti, per glorificare, proteggere, curare i suoi devoti. E sicuramente Sri Krishna desiderò che si instaurasse il regno dei Pandava per il bene del mondo intero. Perché quando il mondo è governato da un re virtuoso, tutti gli esseri sono felici. Magari se ristabilisce, stabiliva oggi un re pieno, un re virtuoso. Invece, quando il governatore è empio, come adesso, come succede generalmente nella era di Kali, come sappiamo bene, gli uomini vanno incontro a sofferenze continue. Eccoci qua. Quando si tratta poi dei sistemi democratici, sono gli stessi cittadini empi a scegliere uno di loro che li governi. Perciò non possono incolpare nessuno delle loro disgrazie, se non se stessi. Senza persone empie, votano per un'altra. Governatori empi, e così creano, come si dice, si tela di zappi sui piedi, cioè rendere nostra condizione tante sofferenze. Ma no, lo facciamo noi, nel senso, in particolare proprio su questo sistema democratico, non si può lamentare perché avete votato voi, queste persone malvagie. Anche Maharaj Nala è celebrato come un imperatore di alte virtù, ma non aveva alcun legame con Sri Krishna. Perciò il re virtuoso a cui si riferisce questo verso è che fu glorificato da Sri Krishna e Maharaj Yudhishthira. Ma il Signore glorificò anche il re Yadu prendendo nascita all'interno della sua famiglia. Così conosciamo il Signore con i nomi di Yadava, Yaduvira e Yadunanda, sebbene egli sia eternamente libero da ogni obbligo verso qualsiasi famiglia. Lo stesso favorisce i suoi devoti. A questo proposito, il verso ci dà l'esempio del sandalo. Gli alberi crescono ovunque, ma poiché il sandalo cresce soprattutto nella regione di Malaya, il nome del sandalo è associato alla collina di questa regione. Prendiamo ancora l'esempio del sole. Sebbene il sole appaia ogni mattino all'orizzonte orientale, non appartiene a questo orizzonte e rimane non nato. Similmente, poiché il Signore appare in una certa famiglia, lo si associa al nome di quella famiglia, ma egli rimane non nato e non è figlio di nessuno. In realtà, egli è il padre di tutto ciò che esiste. Come Krishna dichiara nella Bhagavad Gita, lui è il seed giving father, il padre che dà il seme degli esseri viventi nel mondo materiale. Allora, verso 33.
Apare Vasudeva Sadevakyam Yachito Bhyagat Jastvam Asya Kshemaya Vadhaya Chasura Dvisham. Altri ritengono che è per rispondere alle preghiere di Vasudevi Devaki che tu sei apparso come loro figlio. Senza dubbio tu sei non nato, ma hai preso nascita per i loro beni e anche per uccidere coloro che invidiano gli esseri celesti. Spiegazione. Detto che Vasudeva e Devaki intrapresero nella loro vita passato, quando erano Sutapa e Prishni, una severa ascesi al fine di avere il Signore come il loro figlio. Ed egli, soddisfatto della loro austerità, esaudì il loro desiderio. Ma questo non era che un pretesto da parte sua, poiché la Bhagavad Gita insegna che egli discende per il bene di tutti gli esseri e per vincere gli Asura, i materialisti Atya. Sembra che viene per beneficio di uno, ma in realtà viene per beneficio di tutto il mondo, di tutti. Allora, verso 34. Bharavataranaya nye bhuvo nava vivo dadhau siddhantya bhuribharena jato yatma bhuvartita. Altri ancora affermano che il mondo si trovava appesantito da un grave fardello, come un vascello nel mare, e per alleggerirlo di questo tormento, Brahma, tuo figlio, ti pregò di apparire, ed è per rispondere alla sua preghiera che tu sei disceso qua giù. Per tanti motivi, alla fine. Spiegazione di Srila Prabhupada. Subito dopo ogni creazione, Brahma, il primo essere creato nell'universo, nasce come figlio diretto di Narayana, il Signore Supremo. Ricordiamo nel Garbhadaksha Vishnu, fiori di loto, dall'ombelico di Garbhadaksha Vishnu, e nasce Brahma sopra. Da prima però Narayana entra nell'universo materiale sotto la forma di Garbhadaksha Vishnu, perché la materia non possiede in sé alcun potere creatore, ma si anima solo a contatto con la forza spirituale. Questo è un argomento ripetuto tante volte, che come vediamo quando una persona muore, cosa succede? L'anima, l'energia spirituale, l'anima esce, perché il corpo è solo materia, come una tavola, una sedia, il corpo materiale. Senso le energie materiali in sé non ha vita, non si muove, ci vuole le presenze delle anime spirituali. Infatti la creazione materiale è fatta dalle energie spirituali, le anime, le jiva e le energie materiali. Tutte e due energie dal Signore, uno marginale, superiore, spirituali, e uno inferiore, materiale. Questo principio fu stabilito fin dall'inizio della creazione. L'essere spirituale supremo, Vishnu, entra nell'universo e dal suo addome spirituale spuntano fiori di loto su cui nasce Brahma, il primo essere creato. Vishnu è conosciuto dunque col nome di Padmanabha e Brahma con quello di Atmabhu, perché è nato direttamente da suo padre senza che questi abbia dovuto unirsi alla sua consorte Lakshmiji. Lakshmiji era accanto a Narayana, impegnato al suo servizio, ma Narayana generò Brahma senza la sua partecipazione. Questa è l'onnipotenza del Signore. Chiunque sia così sciocco da considerare Narayana identico in ogni aspetto agli altri esseri, dovrebbe riesaminare seriamente la questione alla luce di questi fatti. Narayana non è un essere comune, bensì il Signore Supremo, Dio stesso.
e ogni parte del suo corpo trascendentale ha tutti i poteri del corpo intero. Può fare qualsiasi cosa con qualsiasi dei sensi del corpo, corpo spirituale. Un essere comune può concepire un bambino esclusivamente col rapporto sessuale, solo attraverso la via stabilita dalla natura per ogni specie di vita. Ma Narayana, essendo onnipotente, non è limitato da nessuna condizione dell'energia. Completo in se stesso e interamente indipendente, egli è libero da compiere ogni cosa perfettamente e in tutta facilità mediante le sue numerose potenze. Nulla di impossibile, dunque, che Brahma sia Atma Bhu, cioè nato direttamente da lui, senza essere stato introdotto nel grembo di una madre. In un secondo tempo, Brahma ricevette il compito di continuare l'opera di creazione nell'universo, ma come secondo creatore dotato dall'onnipotente del potere necessario per quella funzione. Che Brahma è un'anima spirituale come noi, ma il primo più elevato nell'universo, che ha questo compito come ingegnere di mettere insieme l'energia materiale e le anime spirituali, secondo il loro karma, i loro desideri, tutto. Lui si gestisce tutto, ma non è il creatore, l'origine di tutto, quello è Krishna, Narayana, Vishnu, stessa cosa. Ai confini dell'universo si trova un pianeta spirituale detto Shvetadvipa, che è la dimora del Paramatma, il Signore Supremo, nella forma di Kshirodakshay Vishnu. Quando sopraggiunge nell'universo le difficoltà che gli esseri celesti sono incapaci di risolvere, essi chiedono a Brahmaji di trovare una soluzione. E se Brahmaji stesso non può risolverla, questi consulta Kshirodakshay Vishnu e lo prega di apparire in questo mondo nella forma di un avatar, per alleggerirlo del fardello che lo appesantisce. Così avvenne quando Kamsa e altri re demoniaci governavano la terra. E questa fu oppressa dal fardello troppo pesante della loro malvagità. Fu allora che Brahmaji, accompagnato da altri esseri celesti, questo è quello che succede nel decimo canto, che è all'inizio del libro di Krishna, nel decimo canto, c'è l'iscrizione di Brahma, che Bhumi, dea di questa terra, viene a piangere chiedendo aiuto perché c'è Kamsa e tutti questi re demoniaci che stanno facendo soffrire tutti. Così chiede un intervento da parte di Narayana, di Krishna. Ma le procedure che loro avvicinano a Brahma e Brahma con le altre esseri celesti avvicinano sulle rive dell'oceano di latte, rive dell'oceano, cioè non hanno un'intervista diretta, ma offrono le preghiere e Kshirodakshay Vishnu risponde e annuncia, vedremo nel decimo canto che annuncerà l'apparizione, il disceso di Krishna per alleggerire il fardello del mondo, specialmente nella forma di Kamsa e tutti i suoi associati. Questo fu oppresso dal fardello troppo pesante della loro malvagità. Fu allora che Brahmaji, accompagnato da altri esseri celesti, andò a pregare sulle rive dell'oceano Kshirodaka e fu avvertito dell'avvento di Krishna come figlio di Vasudeva e Devaki. Secondo alcuni, fu a causa di queste preghiere di Brahmaji che il Signore apparve sulla terra. Che ricordiamo il verso parlare: tu sei venuto per glorificare e sostenere Mahavishnu, sei venuto adesso quest'altra. Aspetto, sei venuto per salvare Vasudeva Devaki da Kamsa, sei venuto perché
pregato Brahma, tanti motivi per cui Krishna scende principalmente per salvare i devoti e mostrare i suoi passi tempi dal mondo spirituale, per attrarre tutte le anime cadute, di attrarli verso il ritorno al mondo spirituale. Verso 35. Avesmin krishyamananam avidya kama karma bi shravana smaranar hani karishyan iti kechanam. E altri sostengono che tu sei apparso per ravvivare le pratiche devozionali dell'ascolto, del ricordo, dell'adorazione e altri ancora, affinché le anime condizionate che soffrono per l'angoscia dell'esistenza materiale possono attrarre i benefici di queste pratiche e raggiungere la liberazione. Spiegazione. Nella Srimad Bhagavad Gita, il Signore Supremo dichiara che egli appare di era in era per ristabilire i principi della religione. Solo il Signore può tracciare le vie della religione. Contrariamente alle pretese di alcuni ambiziosi, nessuno è in grado di creare una nuova religione. Anche se in America basta due paio di persone che inventano una nuova religione, si può anche registrare legalmente e diventa nuova religione. Ma secondo la conoscenza vedica non è così. Principi religiosi viene stabilito dal Signore, non dall'uomo. L'unica vera religione è quella in cui si accetta il Signore come l'autorità suprema e lo si serve con amore spontaneo. Questo non stiamo parlando di una religione settaria che ha un inizio storico, agli principi religiosi eterni per sempre, che si accetta il Signore come l'autorità suprema e lo si serve con amore spontaneo. Quello e le scritture che insegnano questo come lo scopo finale della religione sono autentici. Per natura ogni essere deve costantemente servire qualcuno o qualcosa. In realtà la sua unica funzione consiste nel servire il Signore. Dio è grande e gli esseri individuali gli sono subordinati. Perciò servirlo è il loro unico dovere. Purtroppo gli esseri prigionieri dell'illusione, noi siamo prigionieri, se non avete ancora realizzato, siamo in galera. Imbevuti di falsi concetti, sotto la spinta dei desideri materiali diventano servitori dei sensi, sempre a servire un muro all'altro. Questa è l'avidya, l'ignoranza. Spinti da questi desideri illeciti, gli individui elaborano numerosi piani che mirano ad accrescere i loro piaceri materiali. Piani che gravitano intorno a una vita sessuale perversa, oggi più che mai. Così si incatenano al ciclo della morte e della rinascita e trasmigrano da un corpo all'altro, da una specie vivente all'altra, su differenti pianeti, sotto le direzioni delle agenti del Signore Supremo, le esseri celesti che gestiscono un po' i movimenti questo mondo. Noi stiamo andando da una nascita in un'altra specie di vita, la forma umana, arriviamo alla forma umana, poi se non lo approfittiamo di diventare cosciente di Krishna, si scende di nuovo e si gira continuamente. Senza superare le frontiere di questa ignoranza, nessuno può sfuggire alle tre forme di sofferenza che caratterizzano l'esistenza materiale. Questa è la legge della natura. Finché non ci arrendiamo al Signore,
ma nella sua misericordia incondizionata, infinitamente più grande di quanto possono immaginarlo, gli esseri che soffrono in questo mondo, il Signore appare davanti a loro, ravviva i principi del servizio di devozione, che consistono nell'ascoltare, cantare e ricordare le sue glorie. Principi di base, pratiche di base di servizio devozionale. Quando parliamo di servizio devozionale, prima in assoluto ascoltare, ascoltare lo Srimad Bhagavatam, ascoltare il Santo Nome. E da lì parte tutto, tutto il resto. Di cantare e ricordare le sue glorie nel servirlo, adorarlo, pregarlo, obbedirgli, legarsi in amicizia con lui e abbandonarsi a lui. Per l'anima condizionata, la pratica di tutte queste attività, o anche di una sola di esse, rappresenta la possibilità di sfuggire alla rete dell'ignoranza e quindi alle miserevoli condizioni materiali che essa si è creata sotto l'influsso delle energie illusorie. Sempre chiaro che si può uscire da questa condizione miserevole. Miserevoli. E il processo è servizio razionale. Cominciando con il canto ascolto. Qui stiamo ogni giorno, ogni volta che ascolto lo Srimad Bhagavatam con attenzione, si fa qualche passo in più verso la liberazione, la realizzazione spirituale. Questa grazia particolare il Signore la diffonde sugli esseri nella sua forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il più misericordioso. Prossimo è un po' troppo lungo, cominciare adesso. Chiudiamo qua e invitiamo tutti oggi giovedì, stasera alle ore 19:30 c'è la Bhagavad Gita al Centro Vaikuntha, siete tutti invitati. O di persone o online, in modo o l'altro di essere presenti, di ascoltare Bhagavad Gita, la Srila Prabhupada. E ci vediamo domani mattina. Poi domani, venerdì, c'è Bond of Love, continua, un bellissimo programma di non perdere, anche se per forza di circostanze devi ascoltare dopo, l'importante è di ascoltarlo. E poi sabato avremo Dhruva Prabhu, Dhruva Shakti Prabhu, Das, che sarà molto, molto ispirato di vedere anime, corpi giovani che sono entusiasti di parlare di Krishna. Questo è sempre all'ora 17 e ricordiamo chi vuole prendere e di condividere, per favore, condividere le lezioni ogni mattina. Grazie Hare Krishna, buona giornata a tutti.